tutti ragazzi, ciao cari, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, video un po' particolare, un po' diverso dal solito, perché la reaction di oggi sarà su Welcome to Favelas. Quindi andrò sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas e vediamo gli ultimi video che sono stati pubblicati. E quindi andrò, e soprattutto anche voi andremo quindi a reazionare i video di Welcome to Favelas, ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo subito a reazionare il video di Welcome to Favelas. Speriamo che non ci siano cose troppo da farmi chiudere il canale, speriamo di no. Allora, andiamo subito a scrivere, a cercare la pagina Welcome to Favelas. Eccola qua, è Welcome to Favelas, e vediamo gli ultimi video che sono stati pubblicati da dove li hanno taggati. Vediamo vediamo i reel più che altro. Ok, andiamo a vedere. No, dai, il solito... Aspetta, abbassiamo un po'. Il solito bagno nella fontana di Trevi, come a tutti gli anni. Turisti, vaffanculo. E insomma, ecco, la polizia giustamente l'ha preso. Che gli fanno? Ma non capisco se è un turista o un barbone, un clochard. Non lo capisco, sinceramente. Credo sia un turista, perché sta merda la fanno i turisti, e quindi vaffanculo. Andiamo avanti. Che sta a fare questo? Sta a fare una rapina, può essere. Ecco, prelievo del bancomat. Ok, bello, ci piace. E questo è questa l'Italia che ci piace. Andiamo avanti. Ed eccoci qua, Welcome to Favelas. Ok. Zona Massina, Casa Lombroso. Ok. Altezza via del Brando della Giovanna. Vedete, è un autobus a capolinea che praticamente è in fiamme. Ah, è un autobus, pensavo fosse un cassonetto dell'immondizia. Ah, i mezzi pubblici, prendete i mezzi pubblici. Giusto. Ecco qua. Sì, a me da lontano così mi sembrava. Mi sembrava proprio il secchio della monnezza, mi sembra, invece no, è un autobus che prende fuoco. Se non avessimo avuto quel diverbio, mettiamola così, con il proprietario poco cortese, il filetto di baccalà a due passi. Un'esperienza mistica. A due passi da campo, dice. No, ma non mi piace questo. Allora, questo mi piace, questi mi piacciono. Che sta a fare a Roma, aeroporto di Fiumicino? Rotta, una tubatura, odore nauseabondo, tutta la struttura. Proprio come si dice, piove merda in questo caso, ha piovuto merda nell'aeroporto. E tu che cazzo mi stai dicendo che io la muovo? Non mi toccare! Quest'oggi siamo a Fregene, vicino a Fiumicino, in quanto è stato indetto uno sciopero dai detentori delle concessioni per gli stabilimenti balneari, uno sciopero incredibile. Vabbè. Oh, vedi, a questo sì, mi piace, questo mi piace. Che fa una rissa, fa la rissa, dove che fa? A Torino. Le risse sono sempre l'ordine del giorno, devo dire. Andiamo avanti. Una rissa così, neanche tanto esuberante, diciamo. Una litigata, una bisticciata. Non mi pare che sia una roba così esagerata. Andiamo avanti. Oh, questo mi piace. Il cassonetto dell'immondizia che va a fuoco. Bello, bravi. Il cassonetto di Roma, cortina da un pezzo. La cosa dell'immondizia che stanno a fuoco. Quindi. C'è proprio fuoco, fuoco nel fuoco, come dice una canzone. Metro A ferma per motivi di ordine, per il fuoco di prima, forse per il fuoco di prima. Qua che fanno a Rimini? Gioco delle tre carte, intramontabili, cazzo. Sembra stiamo nel 2024 ancora che fanno il gioco delle carte
ed evidentemente ancora c'è qualche pollo coglione che ci casca. Ma dove vivi? Cioè, chi quelli che ci cascano, che ci si mettono a giocare a gioco delle tre carte. Ma dove vivete? Dove vivete? Nel medioevo che ancora ci credete a ste cose? Vabbè, andiamo avanti. Qua dov'è? Lampedusa, sbarco. Oh, lo sbarco in diretta, raga. In diretta quasi. Lo sbarco così, alla luce del sole, così, come se niente fosse, vediamo. Arrivano i. Ecco, fatto pure la botta, ha fatto. Ha rotto pure la scogliera con tutta la barca. E questi, giusto? E questi così, lento lento, lemme lemme. Si dileguano nel territorio, nel vasto territorio siciliano, diciamo. Bello, bello, beh, mi piace. Almeno hanno fatto il viaggio sicuro, che non sono affondati come altri succede, purtroppo. Però almeno sono arrivati sani e salvi, almeno quello c'è da dire. Sono arrivati sani e salvi, a me. Meno male così, diciamo. Poi si invece va a fuoco. Che cos'è? Va a Roma. Ora è. Stanno tutto a fuoco, raga. Stanno tutto a fuoco. Secondo me c'è qualche zampino, perché non è possibile, raga, che pia fuoco così. Da nulla. Daje Roma, daje. Ma l'incendio. Ma l'incendio non si spegne. Siamo pronti. I vigili del fuoco. Ah, ya stanno a buttare l'acqua allora. Ya stanno a buttare l'acqua. Grande Vanna, grande. Dai Vanna, brava. Brava Vanna. Vanna, nuovo capo dei vigili del fuoco. Andiamo avanti. Abbiamo citato quest'altra rissa. Rissa. Rissa, litigata, rissetta. E qua sono volate le mani, qua sono volate le mani, questa è rissa. È Roma, è sempre la metro di Roma. Bello, ci piace questa adrenalina pimpante. Ci piace, bravi, si può dire, andiamo avanti. Questo è il sorcio che giustamente, anche lui, sofferente dalle alte temperature, giustamente si deve far bagno. Ma non tu puoi far bagno una fontana, te fanno la multa, poi devi pagare in formaggio, devi pagare. E però no, giustamente, pure il sorcio ha diritto a rinfrescarsi. Bravo al sorcio. Ultimo video, raga. Che cos'è sta roba? È sparito. Ti meriti il like. E quindi, ragazzi, abbiamo chiuso con questo avvistamento UFO a Fregene, probabilmente qualche giorno fa. I poteri forti non ce lo dicono, non se ne è parlato minimamente. I poteri forti non ce lo dicono di questo UFO a Fregene. Perché? Non lo so. Vabbè, ragazzi, questi erano uno degli ultimi video pubblicati qua su Welcome to Favelas. Fatemi sapere cosa ne pensate, soprattutto se ne avete visti altri, e soprattutto se avete dei video da mandare a Welcome to Favelas, così un po' particolari. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Shagari!